esigenza primaria dell'architetto che interviene sull'esistente monumentale e che deve aggiungere o togliere degli elementi di architettura funzionali in modo da trasformare un edificio obsoleto in un qualche cosa di nuovamente funzionante. Seguendo questo principio di creare delle nuove autenticità, io sono riuscito a fare delle aggiunte che hanno piuttosto messo in valore il rudere al limite come era la cattedrale di Bagrati, in modo da renderli utilizzabili alla gente di oggi, ai nostri contemporanei. Per fare questo l'architetto di oggi ha naturalmente bisogno di confrontarsi con i materiali nuovi che gli permettono di fare delle cose durevoli nel tempo e che non siano in contrasto. Nel progetto che avevo in mente e disegnato e deciso, pensavo di usare per queste aggiunte il materiale Corten, che ormai da parecchi anni che avevo già sperimentato con successo nel restauro del castello di Rivoli, se non che conoscendo nuovi materiali, documentandomi sia con i produttori che con gli utilizzatori di questo materiale che si chiama Peltrox, che non conoscevo, che ho scoperto in questa occasione e che ho deciso di utilizzare per fare queste addizioni sulla cattedrale di Bagrati. Si trattava, per completare questo intervento, di riproporre le coperture di una parte dell'edificio e di dare un chiaro segno della parte nuova rispetto alla parte antica. La scelta fatta si è dimostrata essere una scelta molto positiva, che rispetto al corten stesso ha dato delle garanzie di durata e anche a livello estetico più corrette, più interessanti. Il poter disporre di un materiale, questo Peltrox di cui abbiamo parlato, è stata una piacevole sorpresa e motivo di soddisfazione.